Benvenuti a Focus, primo appuntamento della settimana. Oggi parliamo di tematiche ambientali e turistiche a 360 gradi. Lo facciamo con Peppe De Caro, antica trasversale Sicula. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E con Andrea Dell'Agli, Fare Verde Vittoria. Buongiorno. Bentrovati. Allora, antica trasversale Sicula non è soltanto un percorso in Sicilia, bellissimo, meraviglioso, ma è anche un progetto che sta prendendo consistenza giorno dopo giorno. Vogliamo spiegare? Sì, infatti, come abbiamo più volte, più spesso raccontato, l'antica trasversale Sicula, circa 480 km di percorso che abbiamo mappato appunto nell'entroterra siciliano, partendo dallo studio di un archeologo noto come Biagio Pace, per l'appunto Commisano, e adesso abbiamo già raccolto queste mappe in 17 percorsi che stiamo promuovendo nel territorio grazie ad una rete di associazioni che stiamo costruendo, che abbiamo cominciato a costruire durante il cammino, ma che stiamo costruendo ancora per completare l'offerta turistica del territorio stesso. Diciamo che i percorsi dell'antica trasversale Sicula ci auguriamo siano la chiave per aprire il territorio al turismo esperienziale di cui si parla tanto in questi anni. Chiaro, non pensiamo di competere con Taormina, è giusto, dovremmo puntare ad altro per competere con Taormina, saremmo comunque in ritardo, ma possiamo puntare ad un turismo esperienziale fatto di cose semplici, che sono le cose che magari il turista tedesco piuttosto che francese è interessato a trovare. E quello che stiamo cercando di costruire è appunto una rete di persone, di appassionati che lavorano nel territorio per il territorio, e questo abbiamo cominciato a farlo anche a Vittoria qualche giorno fa, incontrando un po' tutte le associazioni. Dell'incontro ne parliamo tra pochissimo, sì. Perché c'è da dire che comunque voi, tu e Tano Melfi, che salutiamo, anche se non ho capito bene, a Palermo, sì. Lui sì, è in cammino. Sì, sta facendo una passeggiata, io ho avuto problemi di influenza nei giorni scorsi, quindi ho preferito rimanere a casa. A fare cautela. Ma lui sta facendo un percorso che parte della trasversale Sicula, ma anche parte dei cammini francigeni di Sicilia, e di cui si è tanto parlato in queste settimane. Il progetto è stato presentato ad Agrigento alcuni giorni fa, e diciamo è una sorta di abbraccio che vogliamo dare a questi amici che hanno fatto un altro cammino a cui si lavorava da parecchi anni, un progetto finanziato dalla Comunità Europea, quello della Magna Via Francigena di Sicilia, e che già è ben organizzato, parte ben organizzato. E noi siamo andati lì per percorrere con loro un tratto di strada, perché le strade sono di tutti e il bello è fare turismo in Sicilia in maniera corretta, come appunto il cammino. E stavo dicendo, quindi, con Tano Melfi, non avete ultimato il cammino dell'antica trasversale Sicula, ne manca un pezzettino che allora, per intenderci, noi infatti ci stiamo muovendo da questo punto di vista. Allora, partiremo come trasversale Sicula. L'antica trasversale Sicula è un percorso di 480 km che parte da Camarina, passando da Morgantina, va a Segesta e Mozia. Questo percorso è già stato mappato ed è definitivo, c'è qualche piccola modifica da fare, ma il percorso già esiste, tant'è che dei giornalisti e turisti stranieri lo hanno percorso o lo stanno ancora percorrendo. Un turista francese a Corleone proprio questa mattina, un giornalista canadese l'ha percorso alcune settimane fa, è rientrato in Canada, adesso è distrutto, è un uomo distrutto totalmente. Adesso quello che completeremo, che è ancora incompleto, è l'altro percorso, quello di oltre 1000 chilometri, che è sulle rotte di Al-Idrisi, lo storico arabo che nel 1150 mappò la Sicilia per Ruggero II. Ci siamo dovuti fermare causa maltempo lo scorso dicembre e ripartiremo, mi auguro, a breve, perché il nostro archeologo di riferimento Peppe Labis rientrerà ai primi di aprile dall'Iran. Abbiamo studiato questo percorso, lui ci ha lavorato tantissimo in questi mesi. E adesso, se tutto va bene, già per la fine di aprile ripartiremo da Cattolica e Eraclea e completeremo il periplo della Sicilia sino di nuovo a Scoglitti e Camarina, che è poi il nostro cuore, parte tutto da lì. Esatto, perché proprio Scoglitti, perché proprio Camarina? Perché noi siamo figli di Camarina, ci identifichiamo come figli di Camarina, e siccome vorremmo che anche le nuove generazioni cominciassero a informarsi su
cos'era Camarina nell'antichità, e la trasversale è uno strumento con cui si può parlare, per cui si può parlare anche di Camarina, soprattutto di Camarina, il luogo che ha le fondamenta del nostro territorio, il luogo che veramente conserva le tradizioni di questa parte di Sicilia, di questa parte di Sicilia sudorientale, di questa parte di Sicilia del sud-est, per intendersi ancora più precisamente, che in uno stato di abbandono, purtroppo anche contro la volontà degli addetti ai lavori, perché magari non trovano fondi e quant'altro, e quindi noi sensibilizziamo attraverso la trasversale Sicole, attraverso le rotte dei Drisi, quello che questo patrimonio storico purtroppo lasciato a se stesso, abbandonato. Puntiamo a Camarina perché vorremmo che Camarina venisse salvaguardata come meriterebbe. Se ci sono due parole per ridurre e sintetizzare tutto il progetto trasversale Sicula, è turismo ecosostenibile, che è anche una causa che naturalmente avete sposato voi di Fare Verde, che avete fatto anche delle battaglie per Camarina, così come per Randello, per tutta quella zona del nostro litorale. Sì, quello di cui parla Peppe, questo turismo esperienziale, noi lo chiamiamo turismo diffuso, cioè un turismo ecosostenibile che già esiste nel nostro territorio. Basta vedere quello che è rappresentato nei camping di Punta Braccetto, dove durante tutto il periodo invernale, per 6-7 mesi, abitano centinaia di turisti stranieri che scelgono il nostro territorio, la maggior parte ovviamente pensionati che lo possono fare, hanno il tempo, però abitano e scelgono il nostro territorio sia perché è bellissimo, perché lo trovano, ma anche per il clima che favorisce comunque di andare al mare fino a febbraio, fino a gennaio. Quest'estate, quest'inverno poi è stato particolarmente caldo, quindi sì, a Punta Braccetto io vedevo non lo ricordo, l'anno scorso era più caldo, quando ci sono 12 gradi vanno a fare il bagno, cioè siamo noi che appena abbiamo c'è un pochettino percezione di freddo ci mettiamo la sciarpa, il giubbotto, però io ho visto persone che io ero imbacuccato e loro in maniche corte e pantaloncini, quindi esiste già questo turismo diffuso e a Randello noi abbiamo tentato di tutelare questo modello di turismo in contrapposizione con quello che ancora oggi, come negli anni 60, prevede o pensa di costruire sulla linea litorale. Noi riteniamo che quello che hanno fatto loro in termini di esperienza sia qualcosa di grandioso, di meraviglioso, a costo zero. È un po' quello che è stato l'effetto Montalbano per il territorio ibleo. Loro l'hanno fatto a costo zero, cioè hanno aperto il nostro territorio, hanno aperto una finestra del mondo, tant'è vero che se giornalisti d'oltreoceano vengono per fare questo percorso, un significato intrinseco molto profondo ce l'ha. Partendo da Camarina, dobbiamo effettivamente tentare di recuperare quello che è quel patrimonio storico, archeologico, ma anche ecologico che è rappresentato nelle dune della Macchia. Noi abbiamo veramente un patrimonio che è lasciato, abbandonato a se stesso, ovviamente non per colpe degli amministratori locali, ma purtroppo perché gli amministratori a livello regionale non ci fanno, non capiamo che cosa abbiano realmente intenzione di fare con questi luoghi meravigliosi. Quindi noi crediamo che dal basso si possa fare tanto e questa è politica, cioè politica dal basso in cui ci sono ragazzi che si spendono per il bene comune, spersonalizzandoci, perché quello che hanno cercato di fare loro includendo tutte le associazioni, invitando tutte le associazioni, è proprio quello di dare a ognuno di noi un proprio contributo per tentare di far evolvere la coscienza nel bene comune. Il bene comune, noi diciamo, saremo anche logorroici, ha un valore intrinseco enorme, fondamentale, però purtroppo si tende più a valorizzare il bene personale o il tornaconto personale. Purtroppo il territorio oggi ha bisogno di energie che si spendano per la causa comune, anche perché se dobbiamo vivere in questo territorio noi lo possiamo fare benissimo, lo possiamo fare anche prosperando. Abbiamo un territorio meraviglioso, bisogna renderlo appetibile, curarlo, difenderlo e soprattutto creare quelle condizioni affinché le prossime generazioni
le future generazioni non siano i nuovi migranti. Quindi dobbiamo crearle noi qui le condizioni di sviluppo per sé, lo possiamo benissimo fare. Ovviamente il miglior marketing è il passaparola, perché è facile spendere soldi pubblici per fare delle pubblicità, però poi se alla fine il territorio rimane degradato, ritornando a Scoglitti, rimane anche un pochettino ai margini di quella che è la civiltà, capiamo bene che non potremmo mai attirare veramente turismo, se non quello lì fugace, tocca e fuga, resta un giorno, due giorni e poi se ne va. Insomma, abbiamo tutte le carte in regola, ma non siamo ancora riusciti a giocarci questa partita. È una questione culturale, come sulla differenziata, ma con tanti altri aspetti, è una questione culturale. Dobbiamo evolverci. Come società, come consapevolezze, sì, e come cultura. Sì. A proposito di Scoglitti, al di là insomma delle polemiche politiche, un parere di Fare Verde sul progetto del lungomare e sull'impatto ambientale? Io da ecologista personalmente ritengo che è un progetto che avrà comunque sia un impatto se verrà messo cemento sulla linea di costa e quindi sulla spiaggia, ma a prescindere da quello che penso io, ancora come associazione non abbiamo avuto modo di confrontarci per avere una linea condivisa, quindi esprimo una mia opinione personale dal punto di vista. Il progetto, quello che vedo, ho visto in rete, io non mi piace, cioè anche perché... Non lo vedo in termini proprio oggettivi. Poi può essere che nel progetto definitivo si faccia qualcosa per renderlo migliorabile, ma il problema non è il lungomare, quel chilometro di lungomare, il raddoppio. Il problema sono risolvere in maniera strutturale e programmatica quelle che sono le criticità storiche del territorio di Scoglitti, e quindi la depurazione. Noi ancora abbiamo un sistema depurativo che definirei primordiale, e non mi riferisco soltanto alle criticità che sono venute fuori dal 2014 e 2015 soprattutto, ma noi ancora non facciamo la depurazione di quelli che sono le migliaia di sostanze, di agenti chimici presenti in ogni prodotto che acquistiamo, dai prodotti di bellezza ai prodotti di igiene. Questi non vanno depurati, questi vanno tal quali a finire nel mare. Quindi c'è un problema serio, perché se dobbiamo rendere il nostro territorio, cioè Scoglitti, appetibile al turismo, il problema della depurazione è al primo posto. Al secondo posto io metterei quello del degrado, e poi, non ultimo, il problema delle sabbie che durante l'inverno vanno a invadere la sede stradale. Io concludo, lì noi avevamo proposto un'oasi dunale sulla stessa linea di quello che comunque ci chiede l'Europa, cioè con le direttive Habitat e attraverso il piano paesaggistico, di creare i corridoi ecologici e quindi tutta la linea di costa e ricreare quelle condizioni affinché si ricrei il sistema dunale. Perché, capiamoci bene, lì il problema delle sabbie lo si deve risolvere, se no i costi, anche quando noi aumenteremo la cubatura del lungomare, ovviamente i costi raddoppieranno e ci sarà molta più sabbia da andare a prelevare, quindi si dovrà trovare per forza una soluzione con sistemi di ingegneria ecologica, con delle palizzate, si deve avere una progettualità lungimirante, perché fare il lungomare si può attirare il turismo, ma non attireremo mai veramente il turismo se non facciamo la depurazione e non risolviamo quelle che sono le criticità storiche. Bene. Fare Verde è una delle associazioni, Peppe, che ha risposto positivamente all'appello, perché voi avete convocato nei giorni scorsi tante associazioni. Abbiamo convocato tutte le associazioni che si occupano di ambiente e di turismo, chiaro, di ecologia e di turismo, per cercare di trovare un punto in comune e lavorare assieme, utilizzando lo strumento della trasversale sicola, né più né meno. Il nostro obiettivo è quello di fare un sito internet, una guida virtuale, dove chiunque decida di percorrere la trasversale sicola può visualizzare i vari percorsi e ciò che il territorio offre in quei percorsi.
È chiaro che buona parte della Sicilia, come appunto discutevamo nei giorni scorsi, è già ben organizzata da questo punto di vista, cioè nell'accoglienza, nell'organizzare degli eventi proprio tipici per il turista. Noi lo siamo un po' meno, ecco, o perlomeno abbiamo lavorato ognuno per i fatti propri, no? L'idea nostra è quella di mettere tutti assieme e creare davvero un pacchetto turistico importante che possiamo promuovere noi stessi a livello internazionale, perché se tutte le associazioni facessimo un programma dettagliato e differente tra di noi, l'offerta turistica cambierebbe, sarebbe notevole, al di là dell'impegno che potrebbero mettere le amministrazioni comunali e comunque chi di dovere. Già le associazioni possono fare un buon lavoro e l'idea appunto di riunirci tutte assieme è quella di continuare a lavorare per il bene del territorio. Parlavamo con Andrea l'altro giorno, se è necessario, la rete di associazione significa se dobbiamo pulire il lungomare di Scoglitti, veniamo tutte le associazioni, un momento di incontro e puliamo il lungomare di Scoglitti assieme, tutti assieme, perché è un bene di tutti. È chiaro che se un'associazione X decide di fare una passeggiata in riva al mare, deve poterla fare in sicurezza, senza immondizie e così via. Quindi è obiettivo di tutti fare un buon lavoro per questo territorio. Chiaro, non è facile, abbiamo solo gettato le basi alcuni giorni fa, giorno 26, domenica prossima avremo l'incontro con le associazioni che abbiamo conosciuto in giro per la Sicilia, proprio per creare questo circuito virtuoso tra associazioni e collaborare tra di noi. Se, mi auguro sia la cosa più importante che l'Antica Trasversale Sicula riesca a fare. Non è semplice, ma ci proviamo. Voi mi ricordate tanto gli intellettuali europei che arrivarono in Sicilia tra il 700 e l'800 per esplorare la nostra Sicilia in cerca del sublime, ma che cosa ha questa terra da raccontare? Il sublime, la Sicilia ha tutto, perché a parte è un'isola, quindi abbiamo questo vantaggio: da qualsiasi lato ci giriamo il nostro sguardo, il mare possiamo vederlo, lo possiamo vedere dal mare, ma lo possiamo vedere anche dalla montagna, salire non so a Centuripe piuttosto che a San Marco d'Alunzio e da 1000 metri affacciarsi sul mare è uno spettacolo non comune a molti luoghi. Non so, a parte il clima di cui si parlava poc'anzi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, abbiamo la fortuna, è stata fatta un'indagine, un'indagine al Donna Fugata Resort per intenderci, e hanno stabilito che una cosa che si poteva dire tranquillamente è che in questa parte di Sicilia 320 giorni l'anno è bel tempo, e quindi è una cosa che ci si potrebbe vendere, no? Lavoriamo su questo. E così come a parte il clima, quindi le coltivazioni, il grano, l'entroterra siciliano col grano, il vino di questa parte di Sicilia, l'Etna, e tutte le peculiarità che abbiamo in questa terra. L'Etna che da sola fa l'80% di quello che dovrebbero fare i politici. È che noi abbiamo gli occhi abituati a vedere tutte queste bellezze, ma chi viene da fuori resta sbalordito, stupito da ciò che questo territorio offre. Noi dobbiamo avere questa lungimiranza di saper ben raccontare il nostro territorio e proporlo a chi deciderà di visitarlo. Tutelarlo, valorizzarlo, tutelarlo di conseguenza. Perché oggi è veramente una prerogativa non solo delle associazioni di protezione ambientale o chi opera nel territorio perché vuole arricchirlo, ma credo che sia una prerogativa di tutti. Quello della difesa, noi parliamo di bene comune, ma c'entra tutto il territorio, perché noi veramente abbiamo loro e li ringrazio perché ci hanno fatto vedere la poesia che ancora la nostra Sicilia riesce a esprimere, nonostante tutte le bruttezze che ci sono ai margini. Ancora noi abbiamo un'isola che ha migliaia, cioè enormi potenzialità. Noi dobbiamo soltanto, no, cioè non c'è niente da fare, dobbiamo soltanto ripulirla, sistemarla e godere. Quello è un circolo virtuoso. Il passaparola è il miglior marketing, perché chi viene nel nostro territorio e lo apprezza ne parlerà bene, chi viene nel nostro territorio e non lo apprezza ne parlerà male. Ovviamente vengono da noi, vedono il degrado e non possiamo sicuramente più permettercelo, quindi oggi come... ancora più di ieri abbiamo la necessità di creare questi presupposti dal basso in cui le associazioni, e ce ne sono tante a Vittoria, associazioni, persone che fanno un ottimo lavoro con le passeggiate, io mi riferisco alla Valle dell'Ippari, quello che fa Grotte Alte, ci sono altre associazioni di protezione ambientale, ci sono altre associazioni che fanno l'archeoclè, cioè
si deve creare questa... C'è chi fa arte come Factory, c'è chi fa, racconta le poesie ai bambini come Conteria, cioè, ci sono tante realtà che messe assieme possono offrire qualcosa di davvero costruttivo e di interessante per chi decide di vivere il territorio. È chiaro, non c'è dubbio, è tutto collegato, perché se io faccio fare una passeggiata dei turisti tedeschi e troviamo dell'immondizia per strada, è un problema serio. Ecco. Parliamo proprio di questo, Andrea, quando parlo con Giuseppe viaggio un po' con la mente, ora torniamo con i piedi, per terra, partita la differenziata a Vittoria, abbiamo visto delle scene incredibili nei giorni scorsi e che sono continuate anche quando i cassonetti sono stati ribaltati o eliminati del tutto. Come è partita questa differenziata? Allora, innanzitutto volevo dire che finalmente è partita. Ok, su questo dopo, siamo tutti dopo d'accordo. Dopo anni di chiacchiere, di ritardi, finalmente siamo nella strada della differenziata. Nessuno si aspettava, ovviamente, che con la bacchetta magica si arrivasse ad avere subito il territorio pulito, perché l'indicatore di scoglitti è un indicatore limitato a una piccola fetta di popolazione. Tant'è vero che già da ieri, l'altro ieri, la gente non è che non è informata che inizia la differenza, no, lo sa tutti. Sì. Tant'è vero che molti si sono affrettati a pulire il garage e a togliere lavatrici rotte. Cioè, ho visto che poi servizio ingombranti c'è sempre stato. Sì, non è che da domani non si butta più immondizia. Forse aspettavano l'apocalisse. Non so. Purtroppo è una zavorra che in questi anni ci siamo portati, nonostante ci sia una grande fetta della popolazione consapevole che bisognava iniziare questo percorso, ci siamo lasciati frenare da una piccola minoranza che la differenziata non l'ha voluta fare, o perché per vari motivi. Io credo che ci sia uno zoccolo duro da combattere, che è quello lì dell'atteggiamento primitivo con cui ancora alcuni si apportano con il territorio, con il mondo. Perché effettivamente siamo tanto bravi adesso ad avere le case belle, splendenti, aggeggi tecnologici, però poi alla fine cioè, la nostra civiltà la vediamo, si traduce in quello che abbiamo nelle strade, e così non possiamo sicuramente pensare di attrarre né turismo né pensare di avere un futuro. Una tua previsione, Andrea, no, quanto ci metteremo per metterci bene in carreggiata? È una strada lunga, però bisogna essere determinati innanzitutto a combattere quello che è l'inciviltà, perché chi lascia l'immondizia accanto ai cassonetti e poi domani non ci saranno i cassonetti e ci sarà sempre immondizia, quelli vanno sconfitti con le multe. Ma io farei anche delle ore di servizio sociale, però gli farei bonificare, gli farei mettere le mani nella monnezza che loro stessi hanno buttato. Io, guarda, ho visto i video che ha fatto il sindaco di Comiso, sì, che sono andati sul nazionale, sì. Ha dato anche un accento un po' comico, un po' ironico, un po' da sfottò. Questo è un segnale forte. Ci vuole quel tipo di linea anche. Io ricordo le polemiche che ci sono state quando il sindaco ha fatto l'intervento sulla discarica, e ci sono state polemiche indicibili. Tanta gente non si lamenta del degrado, però trova il tempo di lamentarsi delle azioni che si fanno per sconfiggere il degrado. Il degrado si sconfigge con la civiltà. E la civiltà bisogna imporla, perché oggi non possiamo, è un percorso educativo, culturale, noi tentiamo di affrontarlo nelle scuole con i bambini, però ovviamente se i grandi sono i primi che danno il cattivo esempio, che cosa possono fare i ragazzi? E allora dobbiamo comprendere che non ci possiamo più permettere di altri 10 anni di lassismo, di inerzia, dobbiamo fare questa evoluzione, è necessaria. Quindi lo capiranno tutti, prima o poi però bisogna essere determinati, perché le multe, ci sono un ventaglio di azioni che devono essere sicuramente fatte, sono stati fatti degli errori, si correggeranno strada facendo, nessuno nasce imparato. Io ho sentito critiche perché, per cose assurde, si sta iniziando a fare la differenziata, e questa è la cosa che importa, perché una grande fetta della grande parte della popolazione vuole iniziare, vuole compiere questo percorso. È una nave da condurre in porto con delle virate pazzesche. È obbligatorio, cioè, no, dire. Bisogna andare dritti, anche se ci sono gli iceberg, bisogna rompere gli iceberg, cioè utilizzeremo dei rompighiaccio, ecco. Però io credo che su questa linea non potremo che essere concordi con
chi amministra, qualsiasi tipo di colore sia l'amministrazione, bisogna evolversi in civiltà. Assolutamente. Per chiudere, domandina per entrambi, ovvero le prossime iniziative. Peppe, vabbè, voi non vi fermate mai, so che c'è già tanto in pentola. Facciamo un breve riassunto. Sì, intanto il giorno 26 incontreremo le associazioni di Sicilia che abbiamo appunto avuto modo di unire a noi nel nostro progetto durante quest'ultimo anno e mezzo, perché ormai è passato quasi un anno e mezzo da quando tutto è partito, anzi no, un anno per essere, siamo partiti il 26. Il 27 marzo dello scorso anno per la prima trasversale sicula, quindi un annetto è passato. Quindi questo è un obiettivo. Poi chiaro, stiamo lavorando, stiamo completando i percorsi, abbiamo girato tutte le tappe ai territori. Già ci arriva qualche modifica da fare, perché una strada è interrotta piuttosto che un'altra. Cioè, vogliamo consigliare un percorso. Se telefoni tu domani mattina, vuoi fare un percorso, non succederà mai, lo so, però nel caso dovesse succedere, tu sai che quel percorso puoi farlo in tutta sicurezza. Quindi per noi questo è il primo obiettivo, sì. Per noi questo è il primo obiettivo. Dopodiché stiamo raccontando i territori attraverso questa guida, quindi è un lavoro che ci auguriamo possa essere completo entro il 2017, però che ci vedrà in queste settimane, in questi mesi, a capofitto, buttati proprio nel riunire tutte le varie iniziative che sono presenti durante il percorso, grazie alla rete di associazioni. E per concludere, poi, se tutto va bene, già a fine aprile ripartiremo per completare gli ultimi 250 km all'incirca. Eppure prima o poi ti stupirò, vedrai. Vedrai. Pronto a tutto. Gli ultimi 250 gli km. Gli ultimi, cosa vuoi che siano? Cosa vuoi che sia? Andrea, voi invece andate a scuola? Noi andiamo a scuola, sì, anche per imparare dai bambini, perché dai bambini si impara tanto. Noi, grazie anche al contributo di altre associazioni, club, ne faccio solo un nome, Per Andare Oltre, associazione Per Andare Oltre, e anche col patrocinio del comune di Vittoria, abbiamo iniziato un percorso di educazione alla sostenibilità, che ovviamente è un qualche cosa di molto ampio, ed è un progetto pilota che stiamo portando avanti nell'istituto Sciascia di Scoglitti per le scuole medie. È un'esperienza molto bella avere a che fare con i ragazzi, e io vedo che loro sono, nonostante siano educati al consumo, perché facciamo parte di questa, del consumismo di massa, però comprendono bene che bisogna cambiare. Noi diamo delle informazioni, perché ovviamente se ai ragazzi viene detto la verità su quello che è il nostro sistema, ovviamente loro hanno gli strumenti e la capacità di capire in quale direzione puoi compiere questo percorso. Noi diciamo semplicemente che non credere alla pubblicità, di non credere alla televisione, di interrogarsi, di cercare la verità, di andare a vedere le etichette dei prodotti, e spieghiamo pure che quando ci sono degli ingredienti strani, con nomi strani, non vanno bene, anche perché oggi abbiamo a che fare con centinaia di migliaia di sostanze chimiche che interagiscono con la nostra salute, con il nostro corpo, e quindi mettere i ragazzi nelle condizioni di comprendere realmente, perché oggi i pericoli vengono da ciò che noi non percepiamo come pericolo, cioè vediamo l'umido e ci sembra sporco, quando invece la sporcizia è nell'aria, no? In quella che ci respiriamo, oppure la sporcizia è nascosta da altre parti, però magari non è sporco. E allora, questo è un progetto che speriamo venga implementato non da noi ma da altri, da tutte le associazioni, che il percorso è verso la sostenibilità. Non dimentichiamo che in Europa, e noi facciamo parte di questa Europa, entro il 2020 c'è l'economia circolare, noi ancora siamo all'ABC del rifiuto, quindi dobbiamo correre assolutamente. E c'era anche l'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è un percorso che faremo da giugno, grazie anche alla fiducia che il dirigente scolastico del Mazzini ci ha dato, affidandoci due classi. Noi non li sfrutteremo dal punto di vista lavorativo, perché questa alternanza scuola-lavoro prevista dalla buona scuola alla fine è quello. Noi tenteremo di inculcare nei ragazzi il senso del bene comune, cioè la valorizzazione del territorio, la cura, il fatto di volersi spendere attivamente per cercare di contribuire, anche perché oggi dobbiamo ognuno di noi contribuire per la difesa del bene comune. Assolutamente sì.
Tempo finito, grazie a Peppe De Caro, antica trasversale Sicula, grazie, buon cammino. Grazie, grazie. Grazie ad Andrea Dell'Agli. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata, buona settimana a tutti voi, a domani.